Buongiorno dalla nostra Piediluco. Adesso procediamo a fare la colazione per poi andare a Narni, alla scoperta di questo delizioso porchetto. Quindi adesso andiamo a mangiare perché c'è un certo un certo Cesare Augusto. Ma abbiamo fatto tutto Lo noi. so. Perché l'ha fatto? Perché dovete sapere che Narnia, perché il vero nome Narnia non è Narni, anzi il primo nome era Nequinum, è stata conquistata dai Romani nel 299 a.C. Si chiamava Nequinum, che significava di poco valore, ma siccome i Romani di poco valore non volevano nulla, l'hanno cambiata da Nequinum a Narnia. Perché Narnia? Perché il fiume che adesso vedremo si chiama Nera adesso, ma prima si chiamava Nahar. Nahar è un nome di origine ebraica, o comunque Medio Oriente, di quelle zone lì, indoeuropeo, il nome che significa scorrere dell'acqua. Perché dovete sapere che questo fiume una volta era navigabile, perché era perlomeno 5-6 metri più alto. Ok? Perché vi sto dicendo questo? Perché io più vi farò vedere un paesino, si chiama Stifone. È l'antico porto di Narnia. I romani, dicono gli esperti, lì costruivano le navi per fare le guerre puniche. Perché? Semplice, perché qui gli alberi non mancano, perché erano nascosti, perché una volta che la nave era pronta, la mettevano sul fiume, ad orte imboccavano il Tevere, dritte Ostia. Ah, Non erano giusto. poi così Quindi era stupidi i romani. decisamente no. Ma Ok. quindi è navigabile anche No, adesso questo? no, No, era. era navigabile in effetti proprio da qui, ma purtroppo sta banda, però questo tanto non è detto. Ma in effetti questa banda potremmo farla rimuovere. Io direi la procederei, però per fallire ormai. Prontissimi per il nostro girettino a Narnia o comunque nei dintorni, siamo sul fiume Nera e si immersi nel verde. È una giornata bellissima, quindi è la situazione più bella del mondo. Oggi vedremo moltissimi posti che facevano parte del Grand Tour, a cui partecipavano nel XIX secolo diversi artisti, e vedere, come dire, dal vivo dei quadri è bellissimo, cioè riuscire a immaginarsi l'artista mentre realizza i quadri dei bellissimi panorami che abbiamo di fronte è incredibile. Sdronata da cardiopalma, perché io per ora ho veramente l'ansia di far volare il drone. Andiamo a vedere i blu. Mauro ci ha detto che andiamo a vedere i blu. Voi sapete che cos'è? Perché noi no. Allora, siamo arrivati a Stifone, vicino alle gole del Nera, a vedere l'acqua blu. L'abbiamo intravista mentre eravamo in viaggio e vi dico, sembra un filtro di Instagram. Con la passeggiata siamo arrivate qui alle Mole di Narni, e soprannominate Maldive perché l'acqua è veramente cristallina, è bellissima. Mangiare,
andiamo a scoprire Narnia Adventure. No, vabbè, è bellissimo qui. Ah, è bellissimo! Flavio, come ti stanno bardando? Sei stupendo! They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Adesso stiamo entrando a Narnia Sotterranea. Allora, io vi dico già che farò delle fotografie con la macchinina fotografica, perché l'Osmo Pocket non... Allora, siamo appena usciti da Narnia Sotterranea, è stata un'esperienza veramente incredibile, anche perché abbiamo visto proprio una stanza dell'Inquisizione e vedere gli strumenti di tortura. Vi dirò, mi ha fatto un effetto un attimino particolare. Ora continuiamo a visitare Narnia in maniera, tra virgolette, un po' più tranquilla e meno cruenta, e facciamoci incantare dai vicoletti veramente molto caratteristici di questo bellissimo borghetto. Allora, dopo una piccolissima passeggiata nel borghettino di Narnia, ci dirigiamo verso la sua rocca, quindi prendiamo la macchina e andiamo. Sono un po' stanchina, vi devo dire, sono un po' stanchina, però è tanto una bella giornata, quindi mi lascio portare dal flusso. Cosa ho detto? It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Allora, dopo una live quantomeno comica, se la volete recuperare andate nel gruppo Scuola Italiana Influencer, perché ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Se volete anche soltanto ridere, ci facciamo un bel aperitivo sulla terrazza dell'Hotel del Lago, che proprio stasera inaugura questa terrazza con la stagione degli aperitivi, quindi è una bellissima occasione per poterci godere questo panorama stupendo che abbiamo di fronte. Ed è caldino, è proprio la giornata perfetta. Calling each other sweetheart, I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Allora ragazzuoli, spero davvero che questo video alla scoperta di Narnia vi sia piaciuto e vi sia stato utile anche per qualche ispirazione di viaggio. Mi raccomando, se è stato così lasciate un like, e per non perdervi i futuri aggiornamenti iscrivetevi al mio canale. Sappiate che mi potete trovare su tutti i social, Instagram in particolare, con il nome Francesca Giagno. Se vi fa piacere date un'occhiata anche all'info box qua sotto, dove potete trovare anche tutti i miei vari link di riferimento. Noi ci vediamo con il prossimo video, io intanto vi mando un bacione e alla prossima, e buonissima giornata soprattutto. Ciao ciao!